Vediamo che abbiamo abbassato del 60% il costo per cliente pagante in 6 mesi, facendo conoscere la soluzione ad un vasto nuovo pubblico. Prima di tutto, bloccare le perdite. Ciao, benvenuti in questo video. Io sono Fabio Faccin, Marketing Manager di Performance PPC. Siamo un team di media buyer, quindi specializzati nella creazione e ottimizzazione di campagne pubblicitarie online in varie piattaforme come Google, Facebook, TikTok, LinkedIn, per portare lead e vendite alle aziende. Oggi basta teoria, tanta pratica, andremo a vedere un caso studio concreto e quindi andremo a vedere una strategia specifica che abbiamo utilizzato per dimezzare il costo per acquisizione cliente. Per cui se durante la visione vedi che ci sono informazioni che ti sono interessanti, sono utili, beh, lascia un like per farmi capire che ti interessa questo tipo di video, così ne realizzerò altri con altri casi studio concreti e pratici. E ovviamente iscriviti anche al canale se vuoi ricevere queste notifiche e vedere tutti i nuovi video. Questo caso studio l'abbiamo presentato anche l'anno scorso al Web Marketing Festival, per cui ha avuto molto successo anche lì e lo ripropongo qui nel nostro canale YouTube. Come dimezzare quindi il costo per acquisizione cliente nel settore software as a service? Questo si adatta benissimo chiaramente se hai un software, se devi promuovere un software, ma in realtà si adatta anche a tutti gli altri prodotti o servizi. Quindi stai con me, guardiamo insieme il caso studio perché tutta questa strategia la puoi replicare anche nel tuo prodotto o per promuovere il tuo prodotto o il tuo servizio. Questa presentazione è divisa in 4 fasi, la prima con gli obiettivi della strategia. La seconda con che tipo di strategia abbiamo adottato per arrivare a questi obiettivi. La terza parte relativa ai tracciamenti fondamentali per misurare, e quindi se non misuri non sai se stai migliorando o meno, per cui fondamentale anche il discorso tracciamenti. E infine vedremo ovviamente i risultati. Chi siamo? Come già accennato, Performance PPC, un team di media buyers. Google ci ha premiati come Google Premier Partner, quindi significa essere il top 3% delle agenzie, tra il 3% delle migliori agenzie in termini di budget gestito per le aziende e in termini di prestazioni. Puoi trovare ulteriori informazioni su di noi nel link in descrizione e ti avviso, aspetta fino alla fine perché c'è una sorpresa per te. Se sei un imprenditore o marketing manager, ti interesserà sicuramente, quindi alla fine del video te la dirò. Quindi partiamo, obiettivi. Quali erano gli obiettivi? Da dove partivamo e dove volevamo arrivare? Ci sono diversi obiettivi da raggiungere. Prima di tutto la brand awareness e la brand value, quindi far conoscere il proprio brand e dare valore al proprio brand rispetto a quello dei competitors. Poi obiettivi di lead generation, quindi non serve solamente farsi conoscere, ma anche acquisire i contatti delle aziende, dei potenziali clienti, quindi creare un database fondamentale. Questo molte volte non lo vedo fare e invece è la parte fondamentale. Il database è il tuo asset più importante, quindi andare a creare appunto un database di potenziali clienti tramite eventi, tramite quindi magari dei webinar o degli eventi fisici, tramite dei cosiddetti magneti, quindi dare dei video o dei file PDF interessanti per l'utente finale in cambio dei propri contatti, quindi nome, cognome, email o telefono. Poi altro obiettivo è, in questo caso specifico, far attivare dei piani free, dei piani gratuiti all'utente, quindi allo step successivo alla lead generation, far provare il software, far provare il tuo prodotto, il tuo servizio. Dopodiché, chiaramente, a chi ha provato gratuitamente il tuo prodotto o servizio, fare il passaggio successivo, attivarlo e fargli aprire il portafogli e appunto fargli acquistare il piano a pagamento del tuo prodotto o del tuo servizio. Poi, altro obiettivo è diminuire il churn rate. Che cos'è il churn rate? È il tasso di abbandono, cioè quanto ogni mese, quanti utenti abbandonano sostanzialmente il nostro prodotto, il nostro servizio, il nostro software. Okay, quindi ovviamente un obiettivo è cercare di mantenere gli utenti attivi più a lungo possibile, che porta quindi a un aumento del lifetime value del cliente, cioè di quanti soldi mi dà il cliente durante tutto l'arco della sua vita come cliente. Infine, obiettivo referral,
Quindi fare in modo che i miei clienti consiglino altri clienti, invitino altri utenti e quindi mi aiutino a ottenere nuovi clienti. Quindi la prima cosa da fare è questa, capire bene la situazione per andare a definire gli obiettivi di lead, gli obiettivi di piani free, piani gratuiti, gli obiettivi di piani a pagamento e di conseguenza obiettivo di fatturato. Quindi dobbiamo fare una foto e capire attualmente questi numeri, cioè quanti lead si trasformano in piani free, quanti contatti che arrivano in database poi provano effettivamente il servizio, il software in questo caso, e poi quanti di questi che provano il software lo acquistano successivamente, cioè passano dall'abbonamento gratuito all'abbonamento a pagamento. E qui chiaramente si tratta sempre di un equilibrio tra marketing e prodotto, cioè se il marketing fa un buon lavoro, porta tanti lead e porta anche magari a tante iscrizioni alla prova gratuita, se poi il software non funziona bene e non vale la pena iscriversi, chiaramente non c'è questo passaggio da piano free a piano pagamento. Per cui qui è anche una questione di prodotto, chiaramente non è solo questione di campagne pubblicitarie. Quindi la fortuna nostra era che questa azienda tracciava già tutte queste metriche e quindi avevamo una base di partenza per capire dove potevamo arrivare in base ai numeri in quel momento. E poi un'altra metrica fondamentale da conoscere è qual è il costo per contatto desiderato, perché non possiamo partire e dire ok, portiamo iscritti al minor costo possibile. Sì, ma qual è quel costo di iscrizione, il costo per contatto che mi porta a un ritorno sull'investimento? Come si fa a calcolarlo? Beh, devi calcolare il lifetime value del tuo cliente, quindi quanto in media un cliente ti porta. Per farlo devi avere uno storico, non puoi, senza storico è difficile, quindi un storico di clienti è difficile calcolarlo, e devi calcolare in quanto tempo rimane, quanti mesi rimane, ipotizzando un abbonamento mensile, quanti mesi rimane un cliente abbonato e qual è l'abbonamento medio. Ecco che in questo modo riesci a calcolare il lifetime value. In questo caso per loro l'obiettivo era di ottenere registrati a pagamento, quindi un utente che si registra a un piano a pagamento, a massimo $250. Sapevano che in base al lifetime value dell'utente, che era in media $250, se riuscivamo ad ottenere un costo per contatto inferiore ai $250, chiaramente potevano essere ROI, potevano guadagnare, ipotizziamo $248, sapevamo che in media avremmo potuto guadagnare $2 su utente. Quindi più abbassavamo questo costo per contatto e più margini c'erano. Sicuramente, quasi sicuramente, se avessimo acquisito un utente che si registra al servizio a pagamento per un costo superiore ai $250, saremmo stati in perdita. Quindi l'obiettivo era arrivare ai $250, in quel momento non c'eravamo, non erano a quel livello, gestivano le campagne internamente o con altre agenzie probabilmente, e avevano un costo per contatto di circa $290. Ok, quindi perfetto, avevamo ben chiaro l'obiettivo. Quindi qual è la strategia che abbiamo adottato per arrivare a questo punto? Ecco, noi come detto siamo specifici, siamo focalizzati nell'advertising, siamo media buyer, gestiamo la parte pubblicitaria, che ora vedremo è solo una parte di un'intera strategia. Però anche qui, come dice questo detto, quando il tuo unico attrezzo è un martello, tratterai tutti i problemi come se fossero un chiodo. E quindi noi non volevamo risolvere questo problema, arrivare all'obiettivo solamente utilizzando il nostro martello, quindi la pubblicità, l'advertising, la gestione delle campagne pubblicitarie in Google, in Facebook e in Instagram. In questo caso erano i canali utilizzati dall'azienda. Ma appunto volevamo utilizzare tutti gli attrezzi per risolvere i problemi in maniera completa. E quindi ecco la divisione fondamentale. Ci sono tre elementi che compongono una strategia. Uno è il prodotto, uno è il messaggio e uno è la pubblicità. Tutti e tre gli elementi devono essere eccellenti. Quindi si parte dal prodotto. Se hai un prodotto eccellente, che funziona, che risolve un problema del mercato, che è desiderato dal mercato, è migliore rispetto ai competitors, perfetto, allora puoi andare al messaggio. Il messaggio che cos'è? È la landing page, i post nei social,
come comunichi sostanzialmente la qualità del tuo prodotto. Hai un buon messaggio? Benissimo, allora quello è il momento di passare alla pubblicità, che va ad amplificare e promuovere il messaggio. Quindi è una triade ed è sequenziale. Non puoi pensare di ottenere dei risultati, ottenere dei contatti, delle vendite, migliorare il tuo fatturato se agisci magari solamente sulla pubblicità, quindi facendo solamente pubblicità, perché anche se investi 10 milioni di euro al mese in pubblicità ma non hai un buon prodotto oppure non hai un buon messaggio, quindi promuovi sostanzialmente di video scadenti che non comunicano bene i benefici del prodotto, oppure non hai poi un sito web adeguato, non hai una landing page adeguata, non hai una comunicazione online nei social adeguata, non serve assolutamente a nulla. Quindi ci deve essere prodotto, messaggio e pubblicità. Ecco perché insieme al cliente in questione abbiamo agito su questi tre elementi. Chiaramente noi ci siamo focalizzati dal punto di vista operativo nel media buying, quindi nella pubblicità, però siamo andati a migliorare insieme e ad analizzare anche il prodotto e il messaggio. E soprattutto il cliente in questione aveva un ottimo prodotto e un ottimo messaggio, come vedremo ora. Quindi ecco la situazione perfetta per noi. Abbiamo dimostrato in decine di casi studio che puoi trovare nel nostro sito che lavoriamo e portiamo all'eccellenza le aziende che hanno un ottimo prodotto e un ottimo messaggio. Rivoluzioniamo le pubblicità e portiamo quell'azienda al successo. Quindi partiamo innanzitutto dal prodotto. Come abbiamo detto, il prodotto deve essere eccellente. Da questo estratto del libro I segreti della mente milionaria di Thomas Hecker, qui dice: valutate il prodotto o il servizio che offrite da 1 a 10 sulla base del valore che gli attribuite. 1 è il minimo, 10 è il massimo. Se il risultato della vostra valutazione è di 7-9, rivedete il vostro prodotto o servizio in modo da aumentarne il valore. Se il risultato è 6 o inferiore a 6, smettete di offrire quel prodotto o servizio e iniziate a presentare qualcosa in cui credete veramente. Qual è il concetto principale? Se al tuo prodotto o servizio non dai una valutazione di 10 su 10, non proseguire, non andare avanti a promuoverlo. Ottimizzalo, perfezionalo al massimo per creare, per ottenere un prodotto su cui credi veramente e puoi dare di tutto per andare a promuoverlo. Se dai una votazione di 7, 8 o 9, rivedilo ancora per arrivare a 10. Se dai una votazione di 6 o inferiore a 6, lascia stare e cambia prodotto. Quindi vediamo il prodotto in questione, il prodotto in oggetto di questo caso studio. L'azienda è Spreaker, è il software di creazione e gestione di pubblicazione di podcast numero uno al mondo. Le caratteristiche di questo prodotto quali sono? Leader di mercato, prodotti specifici per target specifico, perché aveva anche dei programmi specifici per un determinato target, ad esempio per i creator o per gli youtuber, aveva creato delle offerte specifiche, oppure delle offerte specifiche per chi ha più di 100.000 ascolti mensili. Quindi anche questo è importante, creare delle offerte. Quando parlo di prodotto non mi riferisco solamente al prodotto in sé, al prodotto fisico o al servizio in sé, ma anche ad offerte, quindi la specifica offerta. Puoi fare consulenze in generale, ma puoi andare a creare una campagna specifica per una offerta verso un determinato target. Quello è un prodotto. Poi, altra cosa importante sotto il punto di vista del prodotto, avere continue nuove promozioni e iniziative. Quindi a San Valentino l'iniziativa di San Valentino, a Pasqua l'iniziativa di Pasqua, Black Friday, avere sempre nuove promozioni, nuove iniziative da andare a promuovere, nuove offerte. Questo è importante per rinfrescare sempre la propria offerta. Altra caratteristica del prodotto, pricing in linea con il mercato. Quindi anche se era il leader di mercato, quindi il numero uno percepito dal mercato, non avevamo dei prezzi esorbitanti doppi rispetto ai competitors. No, era comunque in linea con i prezzi dei competitors. Quindi queste caratteristiche definivano un ottimo prodotto sul quale andare a lavorare. Quindi già un prodotto che stava avendo successo, però l'azienda voleva fare il salto di qualità e raddoppiare i propri numeri.
Vi ho già parlato del mate nello scorso video, andatevelo a vedere. Passiamo al messaggio. Vediamo qual era il messaggio dell'azienda, di Spreaker. E vediamo che anche in questo caso avevamo a che fare con un'azienda che aveva un ottimo messaggio. Quindi tutti i presupposti perfetti per avere poi successo aggiustando la parte di pubblicità. Qui quindi i post nei social, vediamo un'ottima comunicazione visiva. Questi erano i canali, il canale Facebook, il canale Instagram, il blog, quindi creavano degli articoli del blog, contenuti anche qui da sponsorizzare, contenuti che possono essere utilizzati per farsi conoscere dagli utenti, dare del valore agli utenti, delle guide abbiamo utilizzato per la lead generation, quindi delle guide ad esempio in questo caso per promuovere il tuo podcast. È ottimo avere materiali di questo tipo, materiali di marketing, degli asset a disposizione per la pubblicità per acquisire contatti. Altro elemento del messaggio: test su landing page, creando diversi test utilizzando in questo caso Unbounce, che permette di fare test su landing page, e abbiamo fatto decine di landing page diverse con grafiche diverse e messaggi diversi per testare appunto dei messaggi differenti. Abbiamo fatto dei grandi test, quindi cambiando completamente il messaggio o la grafica, oppure anche dei piccoli test cambiando solamente magari il colore dei bottoni. Qual è secondo te la versione che ha ottenuto più conversioni? Ti do qualche secondo. Quindi scrivimi nei commenti se è giallo o se è verde. Beh, è verde. La versione con il pulsante verde ha ottenuto il 34% di conversion rate, di tasso di conversione. Quindi il 34% degli utenti che atterravano in questa landing page si iscriveva alla versione gratuita dell'applicazione, del software, mentre il 23% con il bottone giallo. Quindi con il verde, quindi con questo semplice test, abbiamo visto che abbiamo un 47% in più di tasso di conversione. Anche questo fa parte del messaggio. E in questo caso, per alcuni progetti, noi, oltre alla parte di pubblicità, che è il terzo elemento che vedremo ora, affianchiamo l'azienda anche dal punto di vista proprio del messaggio con landing page o comunicazione nei social. Quindi questa azienda aveva tutto, aveva tutte le carte in regola, un ottimo prodotto, un ottimo messaggio, mancava solamente la pubblicità, non faceva pubblicità in maniera corretta, non gestiva le campagne in maniera corretta, e questo non gli permetteva di raggiungere i risultati, perché ovviamente per raggiungere i risultati bisogna gestire in maniera eccellente tutti e tre questi step, tutti e tre questi elementi. Ed ecco che qui arriviamo noi, Performance PPC, ecco perché ci hanno contattati e abbiamo iniziato a gestire in maniera più efficace il budget pubblicitario. Considera che a quel momento investivano circa $15,000 al mese in pubblicità tra Facebook e Google. Vi faccio capire l'approccio che abbiamo avuto alla pubblicità. La situazione iniziale aveva diversi problemi, ecco perché non era gestita in maniera efficace. Le campagne search, quindi le campagne di ricerca in Google, attivavano principalmente ricerche di brand, quindi anche se erano campagne con parole chiave generiche tipo come creare un podcast, tecnicamente non erano fatte nella maniera corretta e quindi attivavano solamente ricerche di brand, quindi solamente ricerche di chi cercava Spreaker, quindi il nome del brand. Loro non lo sapevano, non si rendevano conto di questo perché appunto non c'erano delle persone, diciamo così, competenti che stavano gestendo queste campagne, e pensavano che tutto il budget che stavano investendo lo stessero investendo per intercettare ricerche di chi ricerca appunto su Google come creare un podcast, però in realtà semplicemente intercettavano ricerche di chi cercava il loro nome brand, una mancata efficacia della loro strategia. Ci siamo accorti di questo subito durante la prima analisi, il primo check, il check-up che abbiamo fatto delle loro campagne. E stai con me perché avrai la possibilità anche tu di avere questo check-up. Te ne parlo di più, ti dico di più alla fine del video. Poi, altro problema, ricerche generiche, costo conversione alto. Quindi per il poco traffico, per i pochi click che arrivavano per ricerche generiche, come ad esempio come creare un podcast, come pubblicare un podcast, quindi ricerche che non andavano a ricercare direttamente il loro servizio, ma in generale un servizio per pubblicare i podcast, queste avevano un costo per conversione altissimo, quindi veramente, veramente alto. Bisognava cercare di ottimizzarlo.
Le campagne meta, quindi in Facebook e Instagram, erano principalmente con obiettivi di interazione e traffico, cioè ottenere like ai post e ottenere traffico, cioè click al sito, ma non conversione. È fondamentale invece avere delle campagne di tipo conversione, cioè non ti interessa ricevere tanto traffico al sito, ti interessa che quel traffico, che quegli utenti che atterrano nella landing page convertano, ovvero si registrino, ti lasciano i contatti, si registrano alla prova gratuita, oppure acquistino chiaramente. Ecco perché vanno utilizzate le campagne tipo conversione e non interazione traffico. Anche questo l'abbiamo individuato subito questo problema nel primo check-up, nella prima analisi che abbiamo fatto. Mancava una strategia di remarketing, altro problema. Quindi tutto il focus del budget pubblicitario era investito in intercettare un pubblico cosiddetto freddo, un pubblico che non aveva mai interagito prima con l'azienda. E mancava una strategia scientifica di remarketing, ovvero ad esempio chi mi cerca in Google atterra in un sito e poi nei giorni successivi può ritrovarsi i miei annunci pubblicitari magari in Instagram, oppure al contrario, vedo l'annuncio in Instagram, clicco, vado nel sito e poi mi ritrovo degli annunci in Google. Questa è una strategia scientifica di remarketing che mancava in quel caso. E poi mancava una strategia sequenziale chiara. Che cosa intendo per strategia sequenziale? Abbiamo visto all'inizio del video i vari obiettivi, quindi dal più generico al più specifico e legato al fatturato, ok? Quindi awareness, quindi far conoscere il brand, acquisire il contatto, lead generation, far provare il piano free, poi far provare il piano pro, quindi il piano pagamento, far rimanere l'utente, quindi diminuire il churn rate e infine fargli consigliare il mio servizio, ok? Questo è un percorso che può fare l'utente, è un percorso che l'utente fa per provare qualsiasi prodotto o servizio. Ti conosce, ti richiede un contatto, prova magari una versione light del tuo prodotto o del tuo servizio, prova il servizio a pagamento, quindi diventa effettivamente cliente pagante, rimane nel tempo e poi consiglia il tuo prodotto o il tuo servizio ad altri. Possiamo far seguire, grazie a una strategia sequenziale, questo percorso agli utenti, quindi creare delle campagne verso chi non ci conosce solo per farci conoscere, poi altre campagne per acquisire il lead, poi per i lead stessi creare delle campagne per fargli provare il prodotto gratuito, poi per chi ha provato il prodotto gratuito creare delle campagne che fanno provare il prodotto, che fanno iscrivere e pagare l'utente per la versione appunto a pagamento, e poi per farlo rimanere nel tempo e poi per fargli consigliare nel prodotto o servizio. Quindi mancava questa strategia e abbiamo agito creando una strategia di advertising di questo tipo. Vista questa situazione iniziale e questi problemi, avevano bisogno di una soluzione, avevano bisogno di una medicina che era il nostro metodo sinergico. Abbiamo applicato il nostro metodo sinergico e ora vediamo e poi vedremo i risultati di questo metodo sinergico. Che cosa significa? Significa che abbiamo ristrutturato le campagne Google Ricerca, quindi con una divisione netta tra le ricerche di brand e le ricerche non di brand, dividendo appunto le campagne e quindi creando delle strategie apposite con delle landing page differenti per chi cerca, ad esempio, creare podcast e chi cerca il nome del brand. Questo ha permesso di aumentare il budget investito sulle ricerche generiche, creare podcast, pubblicare podcast, registrare podcast, eccetera, eccetera. Facendo quindi branding, facendo conoscere la soluzione ad un vasto nuovo pubblico, ok? Che prima non trovava gli annunci dell'azienda quando cercava questo tipo di ricerca. Sinergia tra diversi canali, quindi come ho detto prima, campagne Instagram che mi fanno da assist a campagne Google che mi fanno da assist a campagne Instagram, e abbiamo provato anche diverse altre piattaforme come ad esempio Reddit Advertising o Native Advertising, eccetera. Campagne per varie fasi del processo, quindi questo approccio sequenziale, quindi campagne per lead generation, campagne per piani free, campagne per piani a pagamento, ok? Quindi dividendo e creando una sequenza logica basata sul percorso dell'utente. E infine anche assist per email marketing. Che cosa significa? Che aumentando il database con delle campagne di lead generation specifiche, quindi campagne con obiettivo di conversione, ottenere dei lead
abbiamo fatto da assist per l'email marketing, perché loro avevano una strategia di email marketing, mandavano un paio di email al mese al database. Chiaramente abbiamo aumentato in maniera esponenziale il numero di iscritti al database, e quindi anche le email che inviavano portavano a maggiori vendite. Quindi è tutta una sinergia che ha il focus sull'aumento dei clienti e l'aumento del fatturato. Quindi andiamo ancora più nello specifico sulle campagne pubblicitarie, come abbiamo ottimizzato gli account pubblicitari, le campagne pubblicitarie, e ti racconto un po' del nostro approccio. Prima di tutto, bloccare le perdite. Quindi, in questo caso, capire quali sono le parole chiave o le campagne. Questo è uno screenshot di Google, del pannello di Google Ads. Le parole chiave che stanno investendo più budget, più soldi, però hanno un costo per conversione più alto. In questo caso vediamo che abbiamo, su 6.000 euro investiti in questo arco di tempo, avevamo la prima parola che aveva investito di più, quindi 259 euro, aveva un costo per conversione di 27, quando la media vedi che è di 5 euro, la prima riga vedi che hai la media del costo per conversione, era 5 euro. E la parola che più stava spendendo aveva un costo per conversione di 27, quindi troppo alto rispetto alla media. Questa è da bloccare. Blocchiamo le perdite, evitiamo di spendere budget su ciò che non ci porta sufficienti risultati. E quindi anche qua abbiamo individuato poi, vedi, la quarta parola che ha investito 117 euro con un costo di conversione di 29, e infine l'ultima, 95 euro investiti con un costo di conversione di 15,90 euro. Quindi il triplo rispetto alla media. Bloccando solamente queste parole chiave, quindi mettendole in pausa, liberi del budget che può essere investito, che in automatico viene investito sulle parole che invece funzionano maggiormente. Ad esempio, guarda la seconda, 190 euro investiti, ma un costo di conversione di 56 centesimi, quindi super efficace, ok? Solamente mettendo in pausa le altre parole non efficaci, in automatico il budget verrà distribuito maggiormente su questa. Quindi, prima di tutto, bloccare le perdite. Poi espandere ciò che funziona, e quindi in questo caso mettiamo in ordine di costo per conversione dal più basso al più alto, quindi le parole chiave che hanno un costo per conversione più basso, e andiamo a vedere se possono essere sfruttate maggiormente, quindi possiamo far visualizzare maggiormente i nostri annunci per queste parole chiave. E quindi come lo facciamo? Beh, lo facciamo guardando la quota impressioni in rete di ricerca. Per le parole che hanno un costo per conversione più basso, andiamo a vedere se c'è margine di aumentare questa quota impressioni. In questo caso vedi che c'è questa parola che ha un costo di conversione di 7,40 euro, però ha una quota impressioni inferiore al 10%. Quindi dobbiamo andare a migliorare e a far visualizzare maggiormente questa parola chiave ai nostri potenziali clienti. Che cos'è la quota impressioni? Velocemente è il numero di volte che il nostro annuncio appare nel totale di ricerche. Cioè in questo caso ipotizziamo di avere una quota impressioni del 10% per la parola chiave, ad esempio, creare un podcast. Ok? Significa che gli utenti in quest'ultimo mese, se guardiamo l'ultimo mese, hanno cercato 1000 volte come creare un podcast e solamente 100 volte, quindi il 10% delle volte, è apparso il nostro annuncio. Se abbiamo un buon costo di conversione, quindi se poi chi ha cliccato sul mio annuncio ha convertito e ha un buon costo per conversione, beh, il mio obiettivo è arrivare al 100% di quota impressioni, cioè fare in modo che su 1000 ricerche 1000 volte esca il mio annuncio. Okay? Questo è il concetto della quota impressioni. Come migliorare la quota impressioni? Ci sono delle varie tecniche, delle varie strategie per farlo, che ovviamente in Performance PPC conosciamo molto bene. E solamente attuando queste due cose, quindi bloccando le perdite e espandendo ciò che funziona, nel primo mese, che di solito noi agiamo in questo modo, quindi andiamo ad attuare quel 20% di attività che subito mi possono portare l'80% dei risultati. Dopodiché, dopo il primo mese, dopo le prime settimane, ci concentriamo sul restante 80% di attività che può portare al restante 20% di miglioramento dei risultati. Beh, in questo caso, solamente con queste attività abbiamo abbassato del 41% il costo per piano a pagamento nel primo mese, quindi non del piano gratuito, non della lead generation, no, del piano a pagamento, 41% in meno. Poi, altra strategia che abbiamo adottato con la pubblicità è l'onnipresenza, cioè abbiamo creato campagne in tutti
questi canali in Meta, quindi Facebook, in Instagram, in Google Ricerca, in Google Display, YouTube, Google Discovery, Bing e Outbrain, che significa quindi Native Advertising, annunci in vari portali di notizie online. Per ogni obiettivo che abbiamo visto all'inizio abbiamo adottato dei canali differenti. Ad esempio, per l'obiettivo di brand awareness e brand value abbiamo utilizzato gli articoli del blog che aveva l'azienda e dei video di contenuto, quindi dei video informativi, e li abbiamo promossi in Meta, in Google, YouTube, Google Discovery, Bing e Outbrain. Poi per la lead generation, quindi l'obiettivo di acquisire dei lead, abbiamo utilizzato dei webinar e delle guide, le guide che abbiamo visto prima, e dei webinar che l'azienda organizzava mensilmente, che qui l'importanza di creare del contenuto e di avere a che fare con aziende che organizzano eventi e promozioni, webinar mensili promossi in Meta e in Google Display, e lì ottenevamo, oppure guide appunto promosse per ottenere dei lead, lì ottenevamo appunto dei contatti. Poi per obiettivo di ottenere dei piani free abbiamo promosso delle landing page, e questo, e venivano promossi anche tramite email questi inviti ad accedere alla prova gratuita del software, e le campagne le abbiamo gestite in Meta, Google Ricerca, Google Display, YouTube e Bing. Poi per far passare questi utenti al piano Pro, quindi per farli pagare il piano Pro e abbonarsi effettivamente, abbiamo utilizzato Meta, Google Display e YouTube, sponsorizzando delle landing page, sempre anche tramite email. C'erano delle call to action, quindi delle chiamate d'azione per registrarsi al piano pagamento, e anche la piattaforma, quindi il prodotto, aveva un'importanza, perché all'interno della piattaforma di utilizzo del software, per chi aveva un piano free e quindi stava provando la piattaforma, c'erano delle call to action che invitavano magari con promozioni a iscriversi al piano a pagamento. Infine l'upgrade, perché c'erano diversi piani a pagamento, quindi un altro obiettivo era, magari per chi si iscriveva al piano base, spingere a iscriversi al piano premium o al piano gold, ora non mi ricordo come si chiamavano. Quindi anche qui la piattaforma aveva un ruolo, perché per chi era iscritto al piano pro ad esempio c'erano delle call to action, anche qui magari con delle promozioni per iscriversi al piano premium, ma abbiamo usato anche delle campagne di remarketing in Google Display e in Meta, quindi Facebook, Instagram, per spingere proprio questi utenti che erano registrati come piano pro a fare l'upgrade, quindi magari elencando i benefici. Andiamo a vedere un po' anche la strategia applicata per le campagne e vediamo nel concreto un po' di annunci, un po' di landing page. Intanto anche qui campagne specifiche per target. Cosa ha funzionato? Perché hanno funzionato? Perché appunto potevamo creare delle creatività e delle landing page che parlavano in particolare ad un target specifico. In questo caso era una campagna dedicata a YouTuber, quindi a chi aveva un canale YouTube, per spingere a trasformare i propri video in podcast. Queste sono, a sinistra vedi l'annuncio pubblicitario e sulla destra la landing page utilizzata. Le campagne inoltre erano worldwide, quindi in tutto il mondo. Abbiamo gestito campagne quindi in America, Sud America, Europa, Spagna, Italia, Inghilterra. Quindi in tutto il mondo, con coerenza linguistica ovviamente, abbiamo diviso diverse campagne in base all'area geografica e alle lingue, perché hanno CPM diversi, quindi di costi pubblicitari diversi. Ad esempio, se dobbiamo fare delle campagne in lingua spagnola, però in Spagna e in Colombia, i costi della pubblicità sono molto diversi. In Colombia la pubblicità costa meno rispetto alla Spagna. Se creiamo una campagna unica che include sia la Spagna che la Colombia, ecco che probabilmente il budget verrà investito maggiormente in Colombia, proprio perché gli algoritmi di Facebook e di Google tendono a efficientare l'investimento di budget, quindi portarlo dove costa meno. Quindi campagne diverse in base alla lingua, in base alla zona geografica. Test, test e test, quindi test su immagini a non finire, test su video, test sui copy, test sulle tipologie di campagne, vari test abbiamo effettuato in questo durante questo periodo, queste campagne. Ad esempio qui un po' di test, non so, delle grafiche come vedi sulla sinistra, quindi annunci più grafici o annunci con una semplice foto, una semplice immagine. Qual è secondo te quella che ha funzionato meglio in questo caso? Anche qui magari scrivi un commento e dimmi
annuncio di sinistra, annuncio di destra, vediamo se indovini 2 su 2. Beh, l'annuncio che ha ottenuto più click è stato quello di destra. Quindi più naturale, una semplice immagine ha ottenuto più click rispetto a quella di sinistra con la grafica. In questo caso l'obiettivo era ottenere degli iscritti gratuiti e questo ha ottenuto iscritti a $5.42 contro i $7.63 dell'altra immagine con grafica. Parliamo ora di tracciamenti, perché è importante andare a capire bene nello specifico con tutti questi canali diversi che portavano traffico al sito. È importante andare a capire qual è il canale che mi porta maggiori conversioni rispetto agli altri. E appunto, come dicevo, ci sono diverse piattaforme, diversi modelli di attribuzione delle varie piattaforme, discorso cookies, infiniti touch point, quindi un utente magari entra ci conosce da un articolo in maniera organica da Google, poi vede un annuncio in Instagram ed entra da Instagram, però non converte. Poi mi ritrova in Google, poi si iscrive alla newsletter e tramite un'email si registra e acquista. Ecco, come faccio? Ci sono tantissimi touch point, come faccio per capire da dove è arrivato e quindi in quel caso magari dovrei dare tutto il peso all'email, quando in realtà anche la pubblicità in Instagram ha fatto il suo lavoro nel percorso di conversione dell'utente. Quindi tutto questo ci porta a un problema di tracciamento che abbiamo risolto in parte con una piattaforma di tracciamento unica e integrata che ci potesse dare queste risposte, delle risposte a queste domande. Quanti utenti convertono alla prima interazione, ad esempio? Quanti utenti fanno upgrade dagli annunci pubblicitari? Quanti invece dalle call to action nella piattaforma? Quanti utenti che attivano il piano free passano poi al piano a pagamento? Dopo quanto tempo? Ci sono canali che non portano conversioni al primo click o last click, quindi all'ultimo click, ma sono invece spesso presenti nel percorso di conversione. Quali canali portano utenti per la prima volta al sito che convertiranno in futuro e non alla prima interazione? Quali canali o campagne portano l'utente a convertire all'ultimo passaggio, last click? Insomma, varie domande a cui cercavamo risposta per capire come strutturare al meglio la strategia. E abbiamo risolto questo con un software, un tool che si chiama Amplitude, che ci ha dato proprio una visione d'insieme di tutto questo. Quindi è un tool di tracciamento molto avanzato, non con qualche problema, devo essere sincero, per essere impostato necessita di abbastanza, di parecchio lavoro e ottimizzazione, come giusto che sia, però siamo riusciti ad avere una panoramica migliore della situazione e del peso di ogni canale. Quindi arriviamo infine ai risultati e vediamo che abbiamo abbassato del 60% il costo per cliente pagante in 6 mesi, quindi avevamo l'obiettivo di abbassarlo del 50%, siamo arrivati al meno 60% di cliente che paga il servizio. Quindi tutta la strategia di lead generation, di piani free, di far provare il piano gratuito, faceva tutto parte di un obiettivo finale, che è quello di ridurre il costo per gli utenti a pagamento, che abbiamo ridotto del 60%. Quindi qui vediamo i grafici. Questo è il grafico del costo per contatto, che si riduce gradualmente. Questo invece è il contatto di numero di piani. Quello era, quel picco è stato per via di un Black Friday e vediamo appunto che i piani costantemente sono in crescita. Grazie a questa diminuzione del costo per acquisizione di un cliente, abbiamo potuto quintuplicare il budget pubblicitario investito dall'azienda, perché ovviamente avendo maggiori margini poteva anche aumentare l'investimento, e ha quintuplicato, quindi moltiplicato per 5 l'investimento pubblicitario. Siamo arrivati a gestire diverse decine di migliaia di euro in pubblicità al mese. Questo significa che la potenza di fuoco è di 12,5 volte maggiore, cioè quando siamo arrivati noi magari ottenevano 100 clienti al mese, dopo 6 mesi grazie alla nostra strategia ottenevano 1250 clienti paganti al mese, perché ovviamente abbiamo abbassato del 60% il costo per acquisizione, moltiplicando per 5 il budget, la potenza di fuoco è aumentata del 12,5%. Questo grazie alla qualità del prodotto, grazie alla qualità del messaggio e sistemando quell'unico problema che avevano, che era il 33% dell'intera strategia, cioè la pubblicità, e appunto ottimizzando quella parte siamo riusciti a
scalare in questo modo i risultati per l'azienda, che ha rivoluzionato praticamente il loro business. Quindi fammi sapere cosa ne pensi di questo caso studio, se ti è piaciuto lascia un commento, un like, iscriviti ancora una volta al canale, te lo ricordo, per non perderti altri video concreti, casi studio di questo tipo. Ed ecco il regalo di cui ti parlavo prima: puoi prenotare in maniera gratuita, qui sotto troverai il link in descrizione, il check-up delle tue campagne, ovvero una mezz'ora con un nostro consulente in cui andremo a vedere le campagne, le analizzeremo sotto il punto di vista della copertura, dell'efficacia e dell'efficienza. Quindi, come ti ho fatto vedere prima durante la presentazione, andiamo a vedere questi elementi per capire se stai sprecando budget oppure se puoi migliorare le prestazioni delle tue campagne e scalare appunto le tue campagne, che siano Google, Facebook, LinkedIn, tutti i canali di advertising online. Quindi hai la possibilità di far analizzare gratuitamente le tue campagne dal nostro team di Media Buyer. Approfittane ora, perché non so poi per quanto offriremo questa opportunità. Approfittane ora, clicca qui sotto e prenota il tuo check-up se ti interessa avere questa analisi, e noi ci vediamo al prossimo video.